E ciao a tutti ragazzi, qui XWill, ben ritrovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati in compagnia del nostro Mino all'interno della nostra agenzia, quella delle taglie insomma, quindi con il nostro Willow in versione cacciatore di taglie, proprio una roba molto western. Signori, oggi siamo qui per andare a cacciare due nuove taglie. Se ben vi ricordate, nello scorso episodio dove cacciavamo le taglie abbiamo preso la tizia là, che non ricordo come si chiama, comunque quella molto cattiva. È un tizio Dagan a casissimo. Oggi faremo la stessa cosa, prenderemo un tizio a casissimo e di nuovo un personaggio importante. Ma ovviamente signori, prima di cominciare io vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale, commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Detto ciò signori, dirigiamoci presso il nostro PC. Tra l'altro come vedete ho 59.200 dollari da prendere dalla cassaforte, che sono i soldi che fanno i due operatori là, quindi posso dire che funzionano molto bene. Cioè 59.000 dollari senza far niente, comunque sono soldini, attenzione. Allora, accediamo alla rete, vediamo un po' cosa ci offre oggi il nostro carissimo amico qui. Ok, abbiamo Cleo Song come persona molto importante, ricercata. E poi di altre taglie abbiamo Bridget Foster, Cook Kenzie e Serenity Pierce. Oggi mi voglio rovinare e provo a prendere Serenity Pierce, perché vale 39.000, è quella più alta, più ovviamente Cleo Song. Quindi let's go. Pare che questa sia la principessina di una cattivissima banda di motociclisti, ma considerando che è accusata di... ma deve dare tempo di leggere, compà. Comunque è qualcuno che fa parte di una banda di motociclisti e noi l'andiamo a prendere. Detto ciò, allora prendiamo il nostro furgoncino. Bersaglio Serenity Pierce. Ci ho segnalato il ritrovo abituale di Pierce. Ok, queste sono lei e le accuse di sequestro. Ma non credo che sia sola. Vabbè, figurati ovviamente. È una clubhouse, presente? Va bene, è una clubhouse. Ci sta. Andiamo nella clubhouse di Serenity Pierce. Ovviamente, come sempre, ci mandano qui l'immagine allegata della bro che dobbiamo arrestare e che noi ovviamente arresteremo senza farci troppi problemi. Allora, siamo già arrivati, era molto ma molto vicino il luogo. Ho preso la pedanina, io non ci voglio credere. Cerco un quadro elettrico distruttibile. Ok, quindi posso disattivare le telecamere magari ed entrare in maniera furtiva. Ci sta. Se spaccassi però le telecamere invece, perché più che altro è dove diavolo sta il... il pannello di controllo elettrico. Non ci so cavi, non c'è una fava di nulla, capisci? Quello è il problema. Potrebbe essere qui di fronte, potrebbe essere sul retro, potrebbe essere ovunque letteralmente. Quindi retro magari? Boh, io sul retro non vedo nulla, qui mi sembra troppo distante. Sarà sicuramente sulla parte frontale allora. Può essere questo, regà? No, non è lui. Saliamo qua. Scusami, un pannello delle videocamere, dove cavolo può essere? Sarà quello magari? Ah, ok, boh, che culo. Ce l'ho visto da qui, veramente, oh, vabbè. Entriamo nella clubhouse, signori. Valore taglia sempre 39.000 dollari, 50 anni di caricamento e ci siamo. Oh, 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 e a che è servito? Sta per lo prima entravo direttamente così, no? Cioè, che me ne frega. Trova Serenity Pierce. Serenity Pierce al rapporto. E tra l'altro c'è Radio Gaga in sottofondo qui, eh. Vuoi mettere, eliminare qua e catturare una criminale con Freddie Mercury in sottofondo? Radio Gaga, Radio Gaga, oh Wiki Irish. Quello muore. Qua ce n'è un altro che muore pure. Fa muore pure. Lei muore pure. Dov'è? Guarda sto maledetto. Andiamo. Wow, posso dire che non me l'aspettavo. Cioè raga, mi ha sparato un colpo di cannone praticamente. Mi ha aperto in tipo penso quattro parti diverse. Devastante. Ma che arma c'aveva quello? Una doppietta a canne moto. Lost MC, ciao ne compa. Quel maledetto lì non vuole proprio morire. Oh, finalmente è uscito fuori. E morici, per favore. Anche tu ci muori. E lui, ma what? C'era un tizio invisibile, signori. Storditore. Disarma e cattura. Dove sta la nostra carissima amica qua? Serenity. Madonna. Sbaglio sempre questo cavolo di cosa comunque. Devo imparare ad utilizzare lo storditore, perché serve davvero tanto e io sbaglio mirando male. Ma dai! È la mia più grande vergogna lo storditore, vi giuro. Perché è l'unica arma a non avere l'automira. Quindi devi automirare tu, capito? E quello è il problema. E mi triggera sta roba qua. Ci sei? Ce l'hai fatta? Ok, si è resa. Catturiamola. Portiamola a casa. Oh, sul cavolo del furgone.
Chiudi le porte e ce la portiamo. Chiudi le porte e ce la portiamo, è bellissimo. Tra l'altro qualcuno si è pure preso la briga di sistemarmi il furgoncino mentre era parcheggiato, quindi devo dire davvero niente male. Devo dire molto easy, era vicino casa. Infatti era talmente vicino alla nostra agenzia che non sta venendo nessuno ad attaccarci. Cioè, capito che roba? Letteralmente la stiamo prendendo, la stiamo riportando a casa. Easy. Ok, ed eccoci qua. Portata, arrestata la criminale, hai consegnato il bersaglio. Vediamo di prendere mo l'altra tizia, eh. È inutile che ti incazzi, compa. Andiamo a recuperare l'altra bro. Ovviamente quella rossa, che è più difficile in linea teorica. E a mio avviso come missione ha regalato davvero tanto. Un'attrice di Vinewood. Se il nome non ti dice niente, non te ne faccio una colpa. Non è molto famosa, ma sai perché è finita sui giornali? No. Per le accuse di evasione fiscale a cui sta cercando di sottrarsi. Addirittura, dai, andiamo. Andiamo a prendere ste evasore fiscale qua, che sono Agenzia delle Entrate oggi. Cleo Song è nella nostra lista. Sì, quella Cleo Song, la stella di Vinewood. Si dà il caso che debba girare delle scene proprio allo Santos. Buon per noi, peggio per lei. Devi solo entrare negli studi e portarla via. Una passeggiata, no? Raga, bellissimo. Cioè, andiamo ad irrompere sugli studi di Vinewood Hills. Bellissimo, no? Vabbè, bello proprio. Vediamo come se la sono ingegnati sta missione, eh. 124.000 dollari. Ok, la nostra amica dovrebbe essere sul set di Richard, ok. Intanto io mi dirigo là presso il Majestic. Ho visto tutti i film di Cleo Song. Che è sotto indagine per evasione fiscale più di iFruit. Sempre che il sipario si stia per calare per sfigo. Torneremo nel set del suo nuovo film. E Jeanette, come sempre, ci manda qua la nostra magnifica fotina, che posso dire è veramente poco necessaria, però poi soffente. Quindi diciamogli che è necessaria, raga. Ed eccoci qua, trova il modo di entrare Richard. Cerca degli indizi nello studio per trovare il bersaglio. Attenzione, un po' investigativa invece questa. Okay, mi devo mettere dei costumi lasciati in giro. Potresti vestire come una comparsa, il massacro in maschera. Quindi mi devo trovare dei vestiti? Eh sì, ma il fatto è che dove cavolo li trovo io dei vestiti? Inizio a cercare una copia dell'ordine del giorno della rotta degli attori. Il fatto è che io non so se questi qua li posso eliminare o succede casino, capito? Prova ad eliminarli, raga, io ci provo. Non vedo il motivo del perché dovrebbe dare fastidio eliminare una guardia a caso. Esattamente. Cos'è che ho trovato? Vedo il tasterino? Qua? Ah, ok. È una cosa extra, tipo. Non era da fare. Ok. No, vabbè, fighissimo. Meltdown. Praticamente il titolo del film di Michael De Santa. Fighissimo, bella easter egg. Meltdown. Password acquisita. Premi il tasto per continuare. Dai, entriamo dentro gli uffici qua. Che roba devo fare qua? Ho preso... Che c'è? Una tessera sanitaria qua. Premi per rubare la scheda. Tipo la PostePay, pare. Presa? Posso uscire? Sì. Posso uscire? Entra nell'ufficio di nuovo, ma se sono appena uscito. Vorrei trovare sti cavolo di abiti in realtà, ma non so dove diavolo andarli a cercare, sarò sincero. E qui di guardie ce ne sono un bel po', quindi prima li trovo, meglio è. Qua dentro abbiamo qualcosa? Parrebbe di no. Perlustra il Richard Majestic e trova Cleo Song, quindi proprio per diretto. Qua dentro c'è qualcosa? Eh sì, cedi il telefono e fai una foto. Ci stanno tipo gli script del film, vedi? Occhio che arriva uno, Deve essere di un altro film, ok, va bene. Con calma, regà. Facciamolo passare e lo attacchiamo da dietro. Bam! Tu infame. Siamo sempre là, voglio sti costumi. Dove diavolo stanno i costumi? Lì c'è qualcuno che guarda, ma non ho capito bene dove cavolo guarda. Qua c'è un altro bro che vorrei eliminare. Perfetto. Un Jesus ho sentito, regà. Però boh, nessuno ha detto niente, quindi va bene così. Qua dentro non c'è sta una fava. In questo orologio non ci sono copie dell'ordine del giorno, ok. Massima attenzione, là dentro vedo qualcosa che lampeggia, non so bene cosa sia. Qui c'è un tizio che potrei ammazzare. Per i costumi. I costumi sono importanti, raga, me li devo andare a prendere. Lui. Oh, chi cazzo sei tu? Boh, io ho ucciso lui. Raga, non so chi cazzo fosse quel tizio. Non penso che allerti qualcuno o faccia qualcosa, no? Perfetto. Dei travestimenti possono essere usati per accedere a diverse zone. Perfetto, dai. Prendili. Cercavo proprio questo da quando ho iniziato. Ma che è? Vabbè, sono travestito da trucco, niente di che. Infatti ora posso... vedi, lui è mio amico, infatti. Però loro no. Quindi mi attacco alla fava, no? Questi due si guardano a vicenda, si guardano. Devo eliminarli tipo molto velocemente. Uno. E due. Perfetto. E qua ci sta un altro travestimento, raga. Magari è un travestimento diverso, è un costume di scena. Eh sì, dai, già è un costume di scena, va meglio. Vedi, almeno sono tutti amici miei ora. Perfetto, regà. Perfetto, perfetto, bello, bello. Manco su... Su cosa? Su... Come cavolo si chiama? Su...
Oh, non mi viene il nome del gioco là. Hitman. Credo sia l'ordine del giorno per un altro film. Cercane un altro. Ancora. Madonna. Se non altro adesso non ho più problemi a muovermi, perché sono tutti amici, quindi ok, non dovrebbero cagarmi la fava. Però il fatto è che io non vedo più roulotte, capito? Quindi saliamo da qua, vediamo se all'interno del set proprio ci sta una roulotte. Magari trovo anche Cleo per diretto. Così. Sarà difficile portare via Cleo da qui, eh. No, no, mi sa che devo proprio trovare quel maledettissimo, la maledettissima roulotte. E non so dove diavolo sia. Qua c'è un'altra roulotte, per forza questa, raga. Vediamo. Ah, in questa non ce ne sono. E allora dove diavolo stanno sti fogli? Cioè, scusami, questa roulotte non ci sono copie. Qua ce ne stanno? Non ce ne stanno. Regà, tutte me le sto girando, vi giuro. Qua? Manco qua. Io qua ce ne stanno, cioè io penso di averle girate tutte. Oh, almeno qua. Famo sta foto, dai. Mi sa che è questo. Finalmente l'abbiamo trovato. Dal titolo sembrerebbe questo. Oh, raggiungi il set, finalmente. Alla buon'ora, eh. Lo spettacolo abbia inizio. Raggiungi quel set. Let's go. Dov'è il set? Qua, cagato in mezzo. Ah, ok. Usa il tastierino per accedere al set. Guarda il tastierino, questo qui. Dai, che figata, raga. Bellissimo. Entriamo dentro un set cinematografico. Sono curioso di vedere come diavolo hanno impostato tutto. Sono veramente troppo curioso. Vediamo. Vabbè, è Nankar praticamente, no? Trova Cleo Toms. Vedi. Oddio. I volti dell'attrice sono nascosti. Indica il bersaglio puntando un'arma contro l'attrice finché non si tolgono una maschera. Cazzorla però. Il fatto è che tutte le guardie non cagano il cappero poi. Posso dire una cosa? Oddio no, sono tutte vestite da bianco effettivamente, quindi... Sì, ma appena io punto l'arma a qualcuno qua rubo il cimello cinematografico. E dove sta? Ma non so come comportarmi, vi giuro, perché ho paura che mi comincino a sparare tutti e poi si mette veramente male. Lo sapevo io, vedi? Cioè, mi è bastato letteralmente tirare via l'arma che mamma mia, già mi hanno ricercato tutti. Levati la maschera, compà! Non sei tu. Via. Aia! Devo capire da dove mi sparano, eh? Dove stanno? Mori! Morici! È strano qua, eh. Muori. Ce n'è un altro, signori. È qui, è qui, è qui. Sì, dietro la fotocamera, dietro la videocamera te devi nascondere. Ti togli te la maschera? Oh my god, please, don't fucking kill me. È lei? Non è lei. Ovviamente è sempre l'ultima. Ma io vorrei capire cos'è il cimelio lì. Che cavolo era? Il cimelio della ripresa. Cavolo, se lo trovo, soldi extra. Ma non so che cosa sia sto cimelio della registrazione, della ripresa, di quello che roba sia. Intanto qua sono già nel set di Cleo. Buongiorno. È lei? Wait, you're a real bounty hunter? Like you're not on the wrong set or something? No, you're not ruining this. È lei? Elimina le guardie del corpo. Ah, ok. Ne rimane uno. Vieni, compà. Ciaone. Ma cos'è il cibelio? Ora il bersaglio può essere catturato. Vedi, lei tipo si è arresa subito. Però vorrei capire che cavolo è il cimelio del coso lì. Perché non lo trovo? Boh, mi sono fatto un altro mezzo giro qui per i set, ma io non trovo nulla. Quindi non saprei proprio cosa diavolo sia. Per cui, regà, proseguiamo con l'arresto e niente, ce ne andiamo a casa. Che devo dire? Non so veramente cosa diavolo devo recuperare. Non... Ci ho provato io, ma non so veramente cosa diavolo debba prendere. Porta Cleo Song all'agenzia di cauzioni. Andiamo, va. $124,000. Ole, Maro! Che diavolo fa? È un documentario, un musical o qualcosa del genere. Ma che cavolo mi sta proponendo? Ti ho lasciato senza parole, vero? Bene? Cosa? Qual è l'idea? Che idea? Non vedi che lei non ci sta? Cazzi suoi, questa parla da sola praticamente, raga. Tutti pazzi sono i criminali di sto gioco. Comunque devo dire interessante il fatto che sia stata un attimino più investigativa di andarla a ricercare sul set, okay. Quindi tutto sommato devo dire bello, bello. Ci sta. Vada Cleo Song, vada a riposarsi. È quello che si merita, un bel riposino. Cleo Song catturata, 15 punti qua. Ovviamente non abbiamo ricevuto soldi extra perché sì. Non ho trovato quel cavolo di coso che non so veramente che diavolo sia, boh. Ciao Cleo. Già l'altro bro è andato, quello che ho portato prima. La bro di prima è andata. Bene. E gli altri due devono ancora rientrare, sti bastardi.
Detto ciò, io direi che per questo video possa essere tutto. Oggi abbiamo catturato Cleo Song, l'altra tizia che non ricordo il nome. Fatemi sapere, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. E soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di queste missioni, se vi piacciono oppure no. Io come sempre vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici. Iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Se avete voglia, seguitemi su Instagram e TikTok. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Woo!